Ciao a tutti, bentornati. Oggi video in cui spacchettiamo insieme, ma io l'ho già spacchettato, qualcosina l'ho già anche un po' vista e provata, di un ordine che ho fatto. Ho finalmente ricomposto la mia skincare. Ho fatto un ordine da Kiehl's. Era un po' di tempo che cercavo di ricomporre la mia skincare, visto che la mia crema viso era terminata, il siero stava terminando, insomma, volevo un attimino fare un acquisto mirato su tutta la mia skincare. Infatti ho speso un botto di soldi, però non ci penso, però insomma ho preso praticamente tutto quello che mi serve per la skincare. L'ordine, il pacco mi è arrivato in pochissimi giorni, tra l'altro mi è arrivato all'interno di questo pacco carinissimo con vabbè, la fattura, la loro cartolina molto molto carina con all'interno dove c'è scritto un piacere renderti felice, mentre il pacco è confezionato in questo modo con la carta velina colorata con i prodotti di Kiehl's, con il loro prodotto appunto di punta, e all'interno del pacco. Ah, vi dico anche che ho usufruito del codice LOVE19, penso che valga per tutto il mese di febbraio, dove avevo la possibilità di ricevere anche delle mini taglie di altri prodotti top o comunque abbastanza famosi del brand. In più ho anche avuto la possibilità di scegliere altri campioncini. Comunque, all'interno del pacco ci sono questi prodotti. E ve ne parlo appunto, cerco di parlarvene uno a uno. Allora, come vi dicevo, io ho voluto un attimino partire dal siero, dalla crema, dal contorno occhi per avere appunto una skincare bene o male, non dico perfetta, però precisa, insomma, a step almeno ci sto provando. Allora, ovviamente poi sono andata anche per linee, infatti ho preso il siero e il contorno occhi della stessa linea. Il siero, in realtà, questo qua è un siero che già c'era, però questa variante qui è uscita da poco, l'hanno riformulata, penso l'abbiano. Cioè, sia praticamente come quello che avevano già fatto, però un attimino più, penso che abbia in più la vitamina C, credo. Allora, il siero in questione è questo qui. Questo qui è il Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Allora, questo siero, in realtà non c'è scritto qui, vero? Credo no. Comunque, questo siero è un siero concentrato, che va praticamente all'interno a acido ialuronico, vitamina C, che va praticamente a rimpolpare il viso, a ridurre le linee d'espressione, e quando infatti lo applico, quando lo si applica, si dovrebbe appunto avere quel leggero pizzichio sul viso, che sinceramente a volte un po' sento, e quindi questa è una cosa positiva. All'interno ha quanti grammi? 50 ml di prodotto, non è grandissimo. La profumazione non è granché. Linci, io non sono molto brava a leggere l'inci, ci sono anche tipo l'ego di meticone, però insomma, per avere l'effetto che dice di avere, un minimo di prodotti un attimino meno verdi ce li ha. Comunque, insomma, lo sto usando praticamente, l'ho usato 2 giorni, quindi non so ancora dirvi benissimo perché ero troppo curiosa. Sapete che io non riesco a non aprire i pacchi, a provare i prodotti che ci sono all'interno, non ce la faccio. Infatti ho detto devo fare il video immediatamente, non potevo aspettare di più, altrimenti vi avrei fatto direttamente non il video spacchettamento, ma il video prima impressione o comunque la review. Comunque, questo qui, quello che promette di fare, è un siero rimpolpante, ha una consistenza diversa rispetto a un siero, perché il siero di solito, almeno quelli che ho provato io fino ad ora, sono molto più acquosi e più gelatinosi. Questo qui sembra quasi una crema, però che si assorbe molto velocemente. La profumazione non è nulla di che, no, anzi non mi fa impazzire, sa quasi di troppo naturale, ecco, che però non è necessariamente un male. Per quanto riguarda invece il contorno occhi è sempre della stessa linea, infatti come vedete è praticamente sim molto simile al siero. Eccolo qui, sono praticamente uguali, della stessa linea, ed è il Powerful Strength Line Reducing Eye Brightening Concentrate. Praticamente è essendo della stessa linea, va anche lui a rimpolpare il contorno occhi, va a ridurre le linee d'espressione. Anche questo qui, quando lo applichi, insomma, si dovrebbe sentire questa sensazione di pizzichio sul contorno occhi. All'interno 15 ml di prodotto, anche lui ha una profumazione non proprio piacevole, o comunque non sa di nulla se non si sente, sento quella profumazione quasi naturale di, vediamo,
Anche se sento anche qualcosa di agrumato all'interno, questo vale anche per lui. Forse l'unico profumo che riesco a sentire, l'unico odore che riesco a sentire o fragranza è qualcosa di agrumato. Entrambi, insomma, li sto testando da 2 giorni, quindi non so dirvi benissimo se effettivamente è così, però questi qui sono contorno occhi e siero. Per quanto riguarda invece la crema viso, quindi la parte idratante, ho preso questa crema qui, che è la crema alla rosa artica. Questa qui, anche lei è una crema adatta prevalentemente per pelli, diciamo, è anche una crema anti-età perché va appunto a rimpolpare, va a ridurre le rughette di espressione. Tutti e tre, insomma, i prodotti hanno più o meno la stessa, lo stesso concetto, la stessa idea, insomma. Qui, aspetta, l'ho provato una volta, ho potuto notare che la consistenza non è proprio cremosa, molto 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 cremosa, anzi è abbastanza dura come consistenza, però si scioglie praticamente sul viso quando la scaldate appunto con le dita. La profumazione è leggermente fresca, l'inci qui non l'ho neanche visto sinceramente. Perché appunto sono andata, ho visto anche un po' di recensioni, tra l'altro di questa tipologia di crema, alla rosa artica, c'è cioè questa versione qui, è la versione leggera, io però sono andata sul pesante e ho preso questa qui. Penso che questa qui, queste due le ho prese a prezzo pieno, se non sbaglio 60 il siero e una cinquantina il contorno occhio, 40 non mi ricordo bene, mentre questa crema l'ho trovata in sconto, penso al 20% di sconto, l'ho pagata un po' meno. Se volete sapere prezzi, in realtà non so, vabbè. Comunque, al massimo vi metto tutti i link sotto nell'info box di tutti i prodotti, così insomma andate a vedere sul sito, vi fate un'idea. Quindi, appunto, questa crema va, l'obiettivo appunto è quello di andare a rimpolpare il viso, andare a ridurre le creme di espressione, dare un effetto anche un attimino rigenerato. E infatti, parla appunto di Resurrection Flower, quindi dovrebbe un attimino rigenerare la pelle. Poi, altra cosa che ho preso è il balsamo labbra, famosissimo, ne avevo sentito parlare un sacco, è il Kiehl's Lip Balm 1, perché ce n'è anche un altro, io però ho preso questo qui, l'ho utilizzato appunto per questi 2 giorni, è molto idratante, ho notato però che se è utilizzato tantissimo addirittura va un attimino a creare quella patina sulle labbra, quindi insomma io lo utilizzo prima del trucco e anche prima di andare a dormire, cerco di non esagerare troppo, anche perché anche qui l'inci non è che sia proprio il massimo, e appunto lo utilizzo prima del trucco per andare a idratare un po' le labbra e prima di andare a letto. Durante il giorno mi è capitato di metterlo tipo ieri, però insomma fondamentalmente cerco di evitare, sarebbe meglio utilizzarlo per queste 2 esigenze, per un attimino idratarle un po' di più. Bene, per quanto riguarda invece le mini taglie che loro, grazie al codice Love 2019 che ho fatto con questo ordine, mi hanno inviato 4 mini taglie. Partiamo dalla prima, che è la crema mani molto molto famosa, Ultimate Strange and Salve. Questa qui è da 75 ml, penso ci siano più di un formato, 75 penso anche 100. Non l'ho ancora provata, io sinceramente non sono un'abitué di creme mani, anzi non le utilizzo mai. Le faccio male anche perché d'inverno si screperanno un sacco, anzi, la proviamo proprio adesso. Questa qui sa di. Ne ho sentito parlare tantissimo, sinceramente. Ho visto anche altre ragazze che l'hanno provata. Non sono una che testa molto creme mani, però insomma, fondamentalmente ogni tanto dovrei farlo, anche perché con questo gelo che c'è qui da me è davvero tremendo quest'anno. La profumazione è molto forte, c'è cioè all'interno, secondo me. Sembra tipo menta, non lo so sinceramente, non so dirvi, c'è un ingrediente, forse, vediamo se riesco a capirlo, avocado, eucalipto, infatti l'eucalipto si sente, c'è proprio quella profumazione. Vabbè, vi dirò, insomma, non è, vi ripeto, non è un prodotto che io utilizzo, non lo utilizzo, mi dimenticherò sicuramente, anzi probabilmente lo darò direttamente a mia madre, però insomma cercherò una tantum di utilizzarlo e vi farò sapere. Poi mi hanno inviato 2 cose di cui ero molto 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 curiosa e li ringrazio perché era una cosa che volevo da un bel po' di tempo e sto parlando dei 2 concentrati notte e giorno. Questo qui è molto 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 famoso, la boccettina in realtà non è campioncino perché poi ho preso anche il campioncino di questo per non farmi mancare nulla, la boccettina è questa qui.
Non so all'interno quanto, ha 4 ml di prodotto, ed è il Midnight Recovery Concentrate. Questo qui va utilizzato la sera prima di andare a dormire. L'ho provato questi 2 giorni, l'ho utilizzato dopo il siero e prima della crema, insomma, della crema idratante. Dovrebbe andare proprio a fare questa, a rigenerare la pelle. Anche lui, perfetto per chi ha un attimino di rughette di espressione. All'interno ha un sacco di oli essenziali che vanno appunto a idratare e anche a creare un attimino questo effetto rimpolpante. Non so ancora dirvi bene cosa ne penso di questo prodotto, perché, ma di nessuno di loro, perché li sto provando da 2 giorni, quindi non lo so. Però, insomma, questo qui era uno dei prodotti di cui hanno parlato i miliardi di persone, anche qui su YouTube un sacco di ragazzi ne hanno parlato, e quindi io anche per quello ero molto molto curiosa, quindi sono stata strafelice che mi abbiano mandato la versione Mini Italia. Così come mi hanno inviato la versione da giorno, identica, però nella versione gialla, anche lui con lo stesso concetto, però ho utilizzato prima del trucco, o comunque io l'ho applicata questi giorni dopo il siero, prima della crema viso. Infatti la consigliano anche di applicare in questo modo, e va appunto anche lei va a rivitalizzare un attimino la pelle. All'interno ha ginger roots, sunflower, diversi oli. Questi qui non sono sieri, ma sono in realtà sì, degli oli concentrati che vanno appunto a cioè all'interno hanno degli oli, tanti ingredienti, oli concentrati che vanno un attimino a rivitalizzare un po' la pelle, almeno spero e credo, anche perché se io dovessi accorgermi che mi piacciono, li comprerò tutti e due e penso che costino anche un bel po', però per adesso facciamoci bastare queste. Altra cosa a Mini Italia che mi hanno mandato è questo prodotto qui, che è il Glow Formula Skin Hydrator. Questo qui dovrebbe essere una crema illuminante che non ho ancora provato, ma penso che la proverò abbastanza presto, anzi penso proprio che la proverò oggi. Ed è una crema che va applicata tipo una crema viso, che ha questo effetto glow, dovrebbe avere questo effetto glow, questo effetto illuminante. E anche di questa qui, insomma, l'avevo intravista, però io non avendo io necessità adesso di avere questa tipologia di prodotto, sono andata più su un prodotto del genere, perché avevo più necessità di un attimino far riprendere la mia pelle, perché insomma ultimamente la stavo trascurando un pochettino, e quindi ho detto no, cavolo, devo un attimino rimettermi in sesto. E quindi lei la devo provare, vi farò sapere anche che cosa ne penso. Per quanto riguarda invece i campioncini che ho scelto io, anche stavolta ho scelto il Midnight Recovery Concentrate, però nella versione campioncino, che in realtà ha praticamente, non so, 4 gocce all'interno, però aprirò prima questo e poi finirò la Mini Taglia e poi forse comprerò quello normale, la versione full size, spero di no, comunque, per il mio portafoglio, non per altro. Poi mi hanno mandato una maschera Ginger Leaf e Hibiscus, quindi questa qui è una maschera. Poi mi hanno mandato, cioè in realtà l'ho scelta io, questa non so perché l'ho scelta da uomo, cioè mi sono accorta, cioè ho preso una crema uomo, no, anzi un olio Oil Eliminator 24 ore anti-shine, quindi è una crema mattificante da uomo, però non ho sbagliato, non me ne sono accorta. Vabbè, e poi ho preso un Nightly Refining Micro Peel Concentrate. Questo qui l'avevo già visto ed è non è neanche, è tipo una lozione che va appunto a dare questo effetto pelle rimpolpata, fa una sorta di peeling, va a eliminare le rughette. Anzi, questo qui dicono sia un vero e proprio trattamento, e consigliano anche addirittura di non esporsi troppo al sole quando si utilizza questo prodotto, perché insomma è sconsigliato. Questo qui lo voglio provare, non l'ho ancora aperto, lo proverò, anche se all'interno ci sono 1,5 ml di prodotto, non so quanto io possa capire. E poi per finire questo Rare Earth Deep Pore, dovrebbe essere anche lui, penso. Che cos'è? Questo penso sia un detergente, credo, una crema. Devo capire che cos'è questo, poi vi farò sapere.
Sì, questi erano tutti i prodotti, l'ordine Kiehl's che ho fatto. Vi ripeto, io di Kiehl's avevo provato poche cose, se non una crema diverso tempo fa, quindi stavolta ho fatto un ordine serio di quelli seri dove mi sono praticamente schiantata, però insomma dovevo fare una spesa che dovevo fare. Spero che questi prodotti mi diano soddisfazione, spero soprattutto che io possa notare la differenza tra queste creme e quando non le uso, perché altrimenti ho speso soldi inutilmente, o comunque insomma che mi tengano la pelle in maniera decente, anche perché mi sto rendendo conto che adesso ci tengo più alla skincare che a tutto il make-up in generale, cioè è una cosa che a cui tengo di più rispetto ai prodotti di make-up, nonostante comunque anche quelli non li trascuro più di tanto. E nulla, chiaramente poi quando avrò delle idee un po' più chiare, un po' più precise, vi farò sapere se vi interessa, magari vi inserirò nei prodotti preferiti, non preferiti, flop, eccetera, eccetera. E nulla, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!